Sono qui in spiaggia in questa bella giornata di ottobre che praticamente sembra d'essere d'estate, veramente. E siamo qui alla prova della Oniria. L'Oniria è una serie di canne in tre pezzi, gemella della serie Abyssum, che già è molto gettonata, perciò penso sia abbastanza conosciuta. Queste canne, prima di tutto, voglio precisare che dall'inizio del 2018 avremo in tutti i casting anche le versioni da 4,50, sia della serie Oniria, che vi stiamo facendo vedere, sia della serie Abyssum. Perciò Abyssum e Oniria, 160, 200 e 250. Lunghezze 4,20 o 4,50, perciò massima possibilità di scelta. Matteo, questa è la canna che ha preso Matteo, tra l'altro sì. Vedo che è una 160. Questa è una canna veramente fantastica, Michele ha fatto un grandissimo lavoro, è una canna veramente, veramente bella e soprattutto qualità-prezzo eccezionale. Vedo che tu l'hai abbinata a un grande molinello, all'Honor 6,5. Leggerissimo. Veramente poi se ne parlerà ovviamente anche di questo. Un abbinamento e ecco, ricordiamo a tutti gli amici surfisti che la Oniria, la serie Oniria dalla serie Abyssum si differenziano solo ed esclusivamente nella parte finale della vetta, che nel caso delle Oniria è in carbonio solido, mentre nel caso dell'Abyssum è in carbonio tubolare. E veramente ora sono canne che hanno, è già un pezzetto che sono in giro, non danno problemi, perciò penso che comunque non danno alcun tipo di problemi anche gli anelli, e il prezzo sono, è quello che è, insomma penso che con questo prezzo veramente non ci siano rivali assolutamente sul campo delle tre pezzi. Magari Matteo ci fa vedere un lancio, sì. Dato che è la tua, dai. Si prova qualche lancio con 130 grammi di piombo e comunque la canna vedrete che rende molto ma molto bene. Sì. Vai Matteo. Allora, ora Matteo ci fa vedere un lancio e vedremo chiaramente che la canna segue in tutto e per tutto le fattezze delle canne di top di gamma. Infatti l'idea era quella di creare una serie abbastanza simile alla nostra top Espiazione per poi darla ad un prezzo veramente concorrenziale. E per quanto mi riguarda ce l'abbiamo fatta.